Eccoci qua, uno dei pilastri del centrocampo, Gazzica, che oggi si è impegnato tantissimo insieme a tutti i suoi compagni, purtroppo ancora una volta però siamo qua a doverci, come dire, non dico piangerci addosso, ma con la delusione della sconfitta. Ah sì, il risultato ci porta delusione, abbiamo continuato comunque sulla linea delle ultime due partite, è stata fatta una buona partita, difficile, abbiamo concesso una palla gol e loro sono stati bravi a far gol. È anche vero che anche noi purtroppo sì, non abbiamo perseguito assolutamente la difesa avversaria. A differenza magari dell'ultima partita, abbiamo fatto 4 gol, abbiamo creato tanto. Con l'Empoli comunque le occasioni c'erano state, abbiamo fatto gol. Oggi abbiamo fatto magari un po' di fatica dietro, cioè davanti, nel senso davanti negli ultimi metri. Loro dietro sono coperti bene, è una buona squadra. C'è il rammarico perché lo spirito è quello giusto. Il problema è che se anche non vengono i risultati, si fa più fatica anche a livello mentale. Noi dobbiamo lavorare e non guardare gli altri, perché tanto è inutile, non dobbiamo fare la corsa su una squadra. Noi dobbiamo fare più punti possibili e vedere dove arriviamo a fine campionato. Il massimo impegno ce lo mettete, manca soltanto quello che si chiama risultato, che purtroppo in certe situazioni è la cosa più importante. Sì, hai detto te, le ultime partite lo spirito è sempre stato giusto. Lavoriamo bene, dobbiamo adesso guardare gli errori che sono stati commessi per migliorarli e portare di questa partita quello che ci serve, dimenticare quello che non ci può servire per migliorare. Senti, la prossima partita arriva l'Ascoli, rientrano anche gli squalificati, dobbiamo veramente provare a mettercela tutta magari in quella situazione. Sì, è partita in casa, è una buona squadra come l'Ascoli. Ma a noi non ci interessa tanto, una squadra vale l'altra, ce l'abbiamo tutte davanti, quindi noi dobbiamo prendere tutte allo stesso modo e cercare di fare più punti possibile.